All'ospedale di Chieti le autopsie sul corpo dei tre operai morti alla Sabino esplodenti, attesa per i funerali. Verso le regionali d'Abruzzo, nel centro-sinistra spunta D'Amico, intanto D'Alfonso attacca Marsilio, pensi a governare. Nel 2070 i residenti in Molise saranno 187.000, Unimol e Istat presentano studio sullo spopolamento, ma invertire la rotta è possibile. Nuova Pescara ha approvato lo statuto, ma la strada per la grande città è ancora lunga. Va bene l'energia alternativa, ma non ad ogni costo. WWF Italia boccia con decisione il megaprogetto Enel a Castel San Vincenzo. L'Aquila, capitale delle province italiane, l'11 e 12 ottobre ci sarà anche Mattarella. E infine lo sport calcio, Lega Pro Pescara Corsaro a Carrara contro il Sestri Levante, l'11 di Zeman al primo posto. Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati con la nostra informazione. In apertura la politica verso le regionali d'Abruzzo, non solo Silvio Paolucci, nel centro-sinistra spunta anche il nome dell'ex rettore di Teramo, Luciano D'Amico, per la sfida al governatore Marco Marsilio. Invece Fratelli d'Italia fa campagna acquisti, critiche dall'onorevole D'Alfonso. Sentiamo Stefania Potente. Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo e docente di economia aziendale, 63 anni. Potrebbe essere lui l'uomo in grado di mettere d'accordo i due maggiori partiti della coalizione di centrosinistra, PD e Movimento 5 Stelle, e sul quale Abruzzo Insieme potrebbe puntare per conquistare la presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del prossimo marzo. Le trattative sono in corso e sarebbero a buon punto, almeno secondo quanto trapela da alcuni ambienti politici, nonostante solo pochi giorni fa il segretario del PD Abruzzo, Daniele Marinelli, aveva blindato la candidatura di Silvio Paolucci. D'Amico poi non godrebbe dell'appoggio del partito di Carlo Calenda, Azione, che ha ufficializzato la candidatura dell'ex parlamentare e consigliere regionale Carlo Costantini, avvocato pescarese, già aspirante presidente del centrosinistra alle regionali del 2009. Campo largo dunque spaccato rispetto agli avversari che hanno già ufficializzato il riconfermatissimo candidato di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio, che punta al bis. Tuttavia, anche nella coalizione di centrodestra non si respira un'aria di piena armonia, soprattutto dopo la competizione che si è innescata tra i vari partiti che si stanno rinforzando per ottenere più consensi alle regionali. Il partito di Giorgia Meloni vuole riconfermare la sua leadership e ieri ha incassato anche l'adesione dell'ex vice sindaco di Pescara, Gianni Santilli, che ha lasciato la Lega e ha aderito a Fratelli d'Italia. Una scelta che ha attirato le critiche del PD e in particolare del parlamentare Luciano D'Alfonso. Marsilio, ha detto, è più intento a sfilare eletti ai suoi alleati che a governare la regione. Questa campagna acquisti è il solo scopo di farsi bello agli occhi dei suoi sodali romani. Nel 2070 i residenti in Molise saranno 187.000. Unimol e Istat presentano studio sullo spopolamento, ma invertire la rotta è possibile. Sentiamo Pierluigi Boragine. Il titolo dell'evento, Caduta libera, non lascerebbe presagire nulla di buono e invece dallo studio sullo spopolamento delle aree interne concluso da Istat e Unimol arrivano piccoli segnali di speranza. Per il direttore generale dell'Istituto Nazionale di Statistica, quella molisana non è una caduta senza freni, una deriva irreparabile. La caduta va fermata. La caduta di questo spopolamento va fermato, ma gli studi che l'Istat sta proponendo insieme all'Università del Molise dimostrano che ci sono dei segnali in controtendenza. Eppure, secondo lo studio, nel 2070 i molisani saranno appena 187.000. Il Molise perde in media 3.500 residenti all'anno. Pensate, nel 1992 i residenti erano circa 330.000, ora poco più di 289.000. I numeri divulgati nel corso dell'evento di questa mattina servono per calare nei territori contaminazioni ad hoc. Per l'ex ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca occorre una politica che dia spazio. Questa regione ha conosciuto una lunga fase straordinaria, che forse ce la dimentichiamo, i giovani neanche se la ricordano, che la portò ad avere una crescita di reddito pro capite superiore a quella media europea e ad uscire da una condizione di arretratezza. Purtroppo
purtroppo a un certo punto della storia si è tornato indietro l'intera Italia ed è tornato indietro il Molise. Non è una bella cosa che sia tornato a essere tra le regioni più arretrate d'Europa. Nonostante questo ci sono straordinarie forze all'interno di questa regione che vediamo nei comuni, nelle aree, il tema è di avere una politica che gli dia spazio. Dopo i saluti del rettore brunese e dell'assessore regionale al lavoro Cefaratti, la tavola rotonda con il messaggio della direttrice del centro di ricerca per le aree interne e gli Appennini, Luisa Corazza. Da questo lavoro arriva un messaggio di speranza per questa regione? Io direi di sì, perché questo è un lavoro che intanto fa capire come la ricerca e l'innovazione può portare risultati utili al contrasto allo spopolamento. I numeri sono stati curati dalla professoressa ordinaria di demografia dell'Unimol Cecilia Tomassini. Lo studio delle dinamiche demografiche a livello comunale ci offre un ulteriore approfondimento che ci fa capire quali sono le aree veramente in caduta libera e le aree invece che resistono, la resilienza di alcune aree. E cercare di capire perché queste aree non vanno in caduta libera è importante. Il Molise è la regione che si spopola più velocemente in Italia, la provincia di Campobasso Reggio e in particolare Reggio e Termoli. Poi ci sono gli esempi virtuosi come Castel del Giudice, grazie all'abilità di un sindaco visionario che ha iniziato la rivoluzione cambiando il paradigma dal vittimismo rinunciatario alla proposta. A me piace la frase di Franco Arminio che dice: sono andati via tutti a cominciare da chi è rimasto. Ecco, da chi è rimasto deve far dare la spinta a cambiare l'atteggiamento, a cambiare l'approccio. Oggi le autopsie sulle salme dei tre operai vittime dell'incidente sul lavoro avvenuto mercoledì scorso alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Due medici legali e altrettanti periti di parte per un esame lungo e complesso. Attesa per i funerali. Sentiamo Valentina Ciarlante. Alle ore 9 l'arrivo di Pietro Falco, il medico legale che insieme alla collega Rossella Ferrante è stato incaricato di eseguire le autopsie sulle salme dei tre operai vittime dell'incidente avvenuto il 13 settembre alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Sono iniziati questa mattina, a una settimana esatta dalla seconda tragedia in tre anni in quell'azienda, nella camera mortuaria dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, gli esami volti ad accertare le cause del decesso di Giulio Romano, 56 anni, di Casalbordino, Fernando Dinella, 62 anni, di Paglieta, residente a Lanciano, e Gianluca De Santis, 40 anni, di Palata, travolti e uccisi dall'esplosione dalle polveri di un ordigno bellico su cui si stava lavorando quel giorno. Nel 2020 la morte di altri tre lavoratori, nuovi dolori, altre famiglie straziate e un tema, quello della sicurezza sul lavoro, che fa sempre più riflettere sul grado di prevenzione da innalzare. L'esame è stato disposto dalla procuratrice della Repubblica di Vasto, Silvia Di Nunzio, titolare dell'inchiesta aperta per omicidio e disastro colposi, indagine che vede coinvolte 7 persone. I medici legali Falco e Ferrante hanno eseguito l'autopsia alla presenza dei consulenti di parte, Dovidio per gli indagati e Scioli per i familiari. Un esame complesso della durata di almeno 5 ore. I parenti attendono di poter dare l'ultimo saluto ai propri cari. Intanto i colleghi delle vittime, 60 operai, hanno paura di rientrare in azienda. Il termine però non è imminente, in quanto, come noto, il prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, ha disposto la sospensione delle licenze alla Sabino Esplodenti, decreto che sarà in vigore almeno fino all'esito degli accertamenti tecnici. E sono tutti giovanissimi gli autori del raid vandalico effettuato nella sede della Protezione Civile Antincendio Boschivo di Baranello. Lo hanno fatto per noia, hanno riferito i carabinieri, che hanno denunciato i quattro ragazzini che hanno un'età compresa tra i 15 e i 16 anni per furto in concorso. Auspichiamo, ha commentato il comandante della compagnia di Boiano, il capitano Pica, che l'episodio e la sua divulgazione possa servire come monito e non come emulazione sia per gli autori che per i coetanei. E parliamo ora di sanità. I commissari di governo per la sanità Bonamico e Di Giacomo, accompagnati dal direttore generale per la salute della regione Molise Gallo, hanno incontrato a Pescara l'assessore alle politiche della salute della regione Abruzzo, Nicoletta Verì, e la sua struttura. Si è discusso di accordi di confine in sanità da inserire nel piano delle reti tempo dipendenti, ma non solo. E nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per la revisione e il rinnovo della convenzione per l'elisoccorso
ricorso e per una proposta di accordo che riguardi non solo le prestazioni ad alta complessità come l'emodinamica, ma anche discipline che al momento sono causa di mobilità passiva per entrambe le regioni. La proposta, su richiesta di entrambe le parti, coinvolgerà per il Molise i 3 presidi ospedalieri di Termoli, Isernia e Agnone e per l'Abruzzo gli ospedali di Confine. Ancora sanità, liste di attesa azzerate per la radioterapia oncologica di Chieti. Una buona notizia sul fronte delle patologie tumorali. L'ambizioso obiettivo è stato raggiunto con l'entrata in funzione a pieno regime di 2 macchinari di ultimissima generazione. Le patologie oncologiche sono tempo dipendenti e questi trattamenti rappresentano terapie salvavita, sottolinea il professor Domenico Genovesi, direttore dell'unità operativa complessa di Chieti. Per questa ragione era importante azzerare le liste d'attesa e consentire ai pazienti di eseguire le terapie radianti con tempo zero rispetto alla prima visita. E torniamo a parlare del mega progetto Enel a Castel San Vincenzo. Va bene l'energia alternativa, ma non ad ogni costo. Il WWF Italia boccia con decisione il progetto. Sentite. Anche il WWF prende posizione contro il progetto Enel denominato Pizzone II, finalizzato alla realizzazione di una mega centrale elettrica da 300 MW tra gli invasi di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo. I vertici del WWF di Abruzzo e Molise temono che il progetto possa deturpare in modo definitivo la bellezza di quei luoghi, il suo delicatissimo ecosistema, l'indotto, anche economico, derivante dalla fruizione dei 2 laghi. Va bene l'energia alternativa, è in estrema sintesi il pensiero del WWF, ma non ad ogni costo. Il WWF dice no a questo impianto perché è un impianto che si presenta incompatibile con questo territorio, sia per le sue valenze naturalistiche e turistiche e sia anche perché si è sviluppata un'economia intorno a questi 2 bacini, sia quello di Lago Spaccato, di Montagna Spaccata, sia quello di Castel San Vincenzo. Non è possibile dietro la transizione energetica a giustificare dei progetti così devastanti. L'iter procedurale che seguirà il WWF qual è? Anche a livello legale magari? Adesso noi siamo tenuti a seguire la valutazione di impatto ambientale e presenteremo delle osservazioni puntuali che non abbiamo potuto presentare prima per mancanza di tempo, l'abbiamo saputo proprio 3 giorni dalla scadenza. Poi seguiremo il procedimento e vedremo successivamente se la regione, cosa farà la regione, sia quella d'Abruzzo sia quella molisana, e ci adegueremo. E sicuramente saremo in prima fila per difendere questo territorio. Approvato lo statuto del progetto di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, i 39 voti favorevoli dell'Assemblea hanno dato il via al documento provvisorio. La strada per la grande città però è ancora lunga. Sentiamo. Presenti 65, favorevoli 39, contrari 26. Statuto della nuova Pescara approvato anche in seconda battuta. Si è conclusa così la riunione dei componenti dell'Assemblea Costitutiva della grande città frutto della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Un centro da oltre 200.000 persone che dovrebbe diventare realtà dal 1 gennaio 2027. Le posizioni sono sempre le stesse contrapposte. I piccoli da una parte che non vogliono una semplice annessione e la grande dall'altra che non molla sui 2 punti che stanno generando polemiche, dissidi e anche schemi politici dai colori distanti da ciò che consiglierebbe un esperto di armocromia. Giunte nei municipi sì o no e poi il nome con l'aggettivo nuova o senza. L'iter tuttavia non è concluso, si riparlerà della nuova Pescara martedì prossimo sempre qui nella sala consiliare del Comune. L'argomento all'ordine del giorno è la relazione che dovrà essere inviata alla Regione, ma per dare certezza ai cittadini che questa nuova città metropolitana nascerà o meno bisognerà aspettare la fine dell'anno perché il percorso è ancora lungo, i consigli comunali dovranno riunirsi e singolarmente ratificare lo statuto provvisorio. E ove non dovesse essere approvato questo statuto da uno dei 3 consigli comunali, scatterebbe la norma regionale che prevede che entri in vigore lo statuto del comune di Pescara. Quindi noi pensiamo che si possa ragionare anche così, fermo restando che c'è un tempo ancora per fare accordi,
per la nuova città, ma dico anche che quello che stiamo decidendo noi è uno statuto provvisorio. Poi chi effettivamente deciderà e chi sarà eletto nella nuova città e chi avrà titolo per poter decidere e per poter modificare tutto, penso che questo avverrà. Quindi oggi noi stiamo lavorando per arrivare a un punto, poi da quel punto ci saranno altri che porteranno avanti il discorso. E parliamo ora di Superbonus, crediti acquistabili dalle società private collegate alla Regione Molise. Lo prevede la proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle. Evitiamo il fallimento delle imprese, ha spiegato Angelo Primiani. Sentiamo. È ispirata alla legge della Regione Basilicata che due giorni fa ha ricevuto anche l'ok del Consiglio dei Ministri e che apre la strada alle società private collegate a regioni ed enti locali all'acquisto dei crediti del Superbonus. Evitare il fallimento delle imprese che hanno lavorato con la misura introdotta dall'ex governo Conte, l'obiettivo della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani e Andrea Greco, assieme a Roberto Gravina. Il promotore della legge spiega il senso di un provvedimento che punta a mettere una pezza ai danni causati dal governo Meloni, che ha cancellato con un colpo di spugna il Superbonus 110%. È una misura di buon senso che permetterebbe ai tanti cittadini molisani e alle tante imprese di vedersi riconosciuti quei crediti ormai bloccati da diversi mesi all'interno dei cassetti fiscali. Con questa proposta di legge si autorizza la FIM Molise e altri enti economici della regione ad intervenire nell'acquisto e in questo modo si risolverebbe e si darebbe una soluzione a quelle tante imprese che hanno fatto investimenti in passato e che oggi non possono riscuotere i crediti fiscali. Secondo Primiani, la Regione Molise può fare la sua parte per contribuire alla circolazione dei crediti fiscali. L'auspicio e l'appello che facciamo al Presidente Roberti è quello di portare, di sposare questa iniziativa e di portare al più presto in aula la legge per la sua approvazione. Troppi topi da fognatura che costeggiano le rive del laghetto al parco fluviale di Teramo. La sicurezza sanitaria per uomini e animali è a rischio e l'allarme lanciato dall'associazione Robin Hood, che ha segnalato il problema già un anno fa. Sentiamo Chiara Bonatti. Diverse segnalazioni all'associazione Robin Hood sulla presenza di topi da fognatura nei pressi del laghetto del parco fluviale Vezzola a Teramo. A rischio quindi la salute di bambini e animali domestici che frequentano la zona. Già da un anno e mezzo l'associazione aveva allertato l'assessore di Bonaventura, che tramite i suoi social ha fatto sapere che provvederà nell'inserire delle trappole grazie anche all'ausilio del vigile ecologico. Abbiamo chiesto questo intervento al sindaco perché il sindaco era la massima autorità nel comune sanitario, quindi il sindaco che deve assumersi responsabilità di eventuali problematiche che ci sono rispetto a a un bambino che tocca gli escrementi o contaminazioni che ci possono essere di vario tipo. Per quanto riguarda, appunto, avete fatto la segnalazione un anno fa, ancora non è stato fatto niente, sperate nei prossimi interventi? Sì, pare che adesso mezzo ai social l'assessore ha risposto che sono state individuate le trappole per i topi. Aspettiamo questa installazione perché ad oggi non ci sono, evidentemente poi bisogna fare le gare per acquistarle. Saremo attenti e verificheremo che sarà fatto tutto il possibile. Insomma. Lei ha visto che quando siamo arrivati c'erano beatamente e tranquillamente in giro questi topi, quindi non hanno neanche la percezione del problema che può essere per loro l'uomo, quindi sono anche pericolose da questo punto di vista. Nocive per l'uomo, ma anche nocive per gli animali che navigano nel laghetto? Sì, perché è notorio che sono omnivori e quindi mangiano le uova, per esempio abbiamo visto delle gallinelle che nidificano a terra, anche per loro costituisce un problema. Ricostruzione post sisma, il disegno di legge quadro presentato dal governo che mira a definire un modello unico per tutte le calamità è stato oggetto ieri di un incontro all'ANCI nazionale, incontro a cui il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha preso parte in qualità di coordinatore delle ANCI del cratere e nel corso del quale sono stati discussi tutta una serie di emendamenti da proporre al governo. Il disegno di legge quadro presentato, commenta D'Alberto, è completamente da rivedere
rivedere nella sua impostazione, in quanto non tiene conto della realtà vissuta dai territori e, cosa ancora più grave, scarica tutti i costi umani e finanziari delle diverse attività sui comuni. E parliamo adesso dell'Aquila, che per 2 giorni sarà capitale delle province italiane. Sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pasquale Damiani. Si terrà nel Teatro Stabile del capoluogo abruzzese il 10 e 11 ottobre prossimi l'Assemblea Nazionale dell'Unione Province Italiane, una 2 giorni ricca di contenuti e di incontri, la cui definizione del programma è stata tra i punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato Direttivo dell'UPI di questa mattina nella sede centrale di Piazza Cardelli a Roma. Tra le questioni all'ordine del giorno, gli aggiornamenti relativi ai lavori parlamentari sul DDL Province e i fondi del PNRR da destinare all'edilizia scolastica. È un motivo di grande soddisfazione, ha affermato il presidente della provincia dell'Aquila e vicepresidente nazionale UPI, Angelo Caruso, essere riuscito a portare all'Aquila un così grande evento, una 2 giorni in cui la città ospiterà le province italiane con la presenza di delegati da tutta Italia, presidenti, consiglieri, sindaci, rappresentanti istituzionali e politici, che si riuniranno per discutere di importanti argomenti. Oltre a ministri e sottosegretari, abbiamo invitato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ed anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che interverrà telematicamente per confrontarsi con noi. Un programma fitto, continua Caruso, in cui tratteremo questioni chiave, dalla definizione della nuova provincia, su cui il Parlamento è al lavoro, all'attuazione del PNRR, che ci vede tutti in prima linea. Il traffico pesante torna sulla SS16 lungo la costa dei Trabocchi. Il sindaco di Fossa Cesia, Enrico Di Giuseppe Antonio, ha chiesto un incontro con le istituzioni. I cantieri in vari punti dell'autostrada Adriatica 14 inducono i conducenti di camion e auto articolati a preferire la statale 16 per evitare code. Chiederò un incontro con la regione, dichiara il sindaco, l'ANAS e Autostrade per l'Italia per capire quando saranno ultimati gli interventi programmati sulla 14. Anche in considerazione del fatto che sulla statale 16 l'ANAS a sua volta sta procedendo ad alcuni lavori tra Fossa Cesia ed Ortona che rallentano la circolazione stradale. E andiamo a Isernia, è giunta l'ora di intitolare l'auditorium alle vittime del bombardamento del 10 settembre 1943. L'appello al sindaco sarà rivolto nella seduta di domani del Consiglio Comunale. Sono oltre 2 anni che la proposta formulata dalla Commissione Toponomastica giace nel cassetto. Sentiamo. È giunto il tempo di intitolare l'auditorium di Isernia alle vittime del bombardamento del 10 settembre 1943. La molla è scattata durante la presentazione del docufilm che ha riacceso l'attenzione su un gesto che avrebbe un valore di memoria e di rispetto di grande spessore. L'applauso dei circa 700 cittadini presenti alla presentazione del docufilm fa capire come la cittadinanza di Isernia tenga questa intitolazione. Da fonti ben informate, l'argomento sarà trattato domani nella seduta del Consiglio Comunale, sebbene l'argomento non sia all'ordine del giorno. Molti consiglieri chiederanno espressamente al sindaco castrataro di onorare con il gesto più adeguato la memoria delle vittime e quindi la storia della città che governa. La cittadinanza attende con ansia la decisione che prenderà il sindaco. La proposta di intitolazione giace nel cassetto da oltre 2 anni ed è quella avanzata dalla Commissione Toponomastica. Tra l'altro il terreno sul quale sorge l'auditorium nel 1956 era stato dato dal proprietario al comune con il preciso impegno che la struttura venisse intitolata alle vittime del 10 settembre. Gli amministratori dell'epoca non ci pensarono neanche un attimo, intitolarono il campo sportivo alle vittime del bombardamento, onorando la volontà di quell'uomo che voleva un luogo dove la tragedia fosse sempre ricordata. L'appello sarà rivolto al sindaco dai consiglieri comunali perché è arrivato il momento di onorare le vittime di quel giorno e rispettare la volontà di quell'uomo che ha ceduto il terreno al comune per onorare per sempre le vittime della pagina più buia della città. E si terrà a Campobasso il raduno del 4° raggruppamento degli alpini che sfileranno per le vie cittadine. Una 3 giorni davvero ricca e intensa. Tutti i particolari nel prossimo servizio.
Campobasso è pronta ad accogliere gli alpini del quarto raggruppamento, che comprende 12 sezioni dalla Toscana alle isole. La manifestazione prenderà il via il prossimo 22 settembre e si concluderà domenica 24 con il passaggio della stecca alla sezione Marche. Siamo felici di accoglierli anche per far conoscere a tanti il nostro territorio, ma dobbiamo dire che molti da tutta Italia già c'erano stati, perché sono venuti a lavorare alla casa dei nonni a Ripa Bottoni all'indomani del terremoto del 2002. Per gli alpini la cosa importante è la memoria, quindi in ogni nostra manifestazione è comunque rinverdire sempre questa memoria. Un'agenda fitta che vedrà le penne nere sfilare in città sabato 23 al Monumento dei Caduti e fino alla chiesa di Sant'Antonio di Padova, con la celebrazione della Santa Messa, e domenica 24 lungo via Mazzini e corso Emanuele II. L'anno scorso il sindaco Gravina prese il testimone ad Assisi, testimone che noi cederemo domenica al comune di Loreto, quindi un passaggio non solo degli alpini ma anche un'unione di comunità e una festa che incide anche sulla promozione turistica della città di Campobasso. Oltre ai 1000 alpini che sfileranno, aspettiamo comunque un pubblico numeroso che lo accoglierà festante per le strade. Una grande famiglia, quella degli alpini, ribadisce il consigliere anziano Mario Capone, mentre ci descrive il basto, la sella di legno che si assicurava al dorso del mulo, l'animale che per oltre un secolo ha servito fedelmente i soldati appartenenti ad un corpo militare tra i più amati dagli italiani. Il mulo e l'alpino erano tutt'uno. Difatti su molti calendari, su molte fotografie c'è ancora il mulo. Nelle sue parole, tutta la fierezza di appartenere alle penne nere. Io quando sono partito e sono diventato sottotenente, mi hanno mandato nella Iulia, nella 13ª batteria, che era la più anziana batteria artiglieria da montagna o alpina che dir si voglia. Sono stato assegnato alle salmerie, cioè ai muli, perché poi questi portavano pure la paglia, il fieno, le tende pesanti, le mitragliatrici. Sono affezionato perché io la mattina cominciavo a stare con i muli e finivo la sera. E quindi certo che sono affezionato ai muli, ma anche è un ricordo, sono affezionato ai muli e mi sono battuto io per avere da un deposito di Belluno, il comandante era amico mio, ci ha spedito. Questo basto, che è un ricordo. Torna nell'IRCCS Neuromed l'attività del Centro di Medicina Necroscopica Cantore. Il calendario dei corsi, apprezzati ormai in Italia e all'estero, ha preso il via nel fine settimana appena trascorso con un appuntamento sulla neuroanatomia. L'incontro è stato organizzato per neuroradiologi in virtù di quell'esigenza di comunicazione e collaborazione che questa figura deve avere con il neurochirurgo, una sinergia diventata ormai fondamentale in sala operatoria. Il tenente colonnello Riccardo Turchetti lascia il comando della compagnia carabinieri di Isernia, al suo posto il capitano Francesco Iodice. Nel contempo il colonnello Maresca presenta i nuovi comandanti di stazione. Sentiamo Nicola De Santis. Il tenente colonnello Riccardo Turchetti, comandante della compagnia carabinieri di Isernia, è stato trasferito al comando provinciale dei carabinieri di Frosinone dopo 4 anni in Molise vissuti intensamente. Indubbiamente sono stati esattamente 4 anni vissuti su questo territorio in maniera molto intensa, tanto sul profilo lavorativo quanto sotto il profilo umano. Sintetizzo dicendo che questa straordinaria terra io la porterò nel cuore e in particolare la genuinità dei cittadini, la genuinità dei miei collaboratori. Inevitabilmente in questa giornata per me molto particolare, molto forte anche sotto un profilo emotivo, proprio perché ci lascia il cuore. Al posto del tenente colonnello Turchetti giunge a Isernia il capitano Francesco Iodice, già comandante della compagnia dei carabinieri di Molfetta. Sono appena giunto qui ad Isernia, quindi ancora non ho avuto occasione di conoscere quelle che sono le problematiche, quelle istanze della cittadinanza e delle istituzioni locali. Sicuramente sarà il mio primo obiettivo, quello di ascoltare soprattutto appunto cittadinanza e istituzioni con cui sono certo instaureremo ottimi rapporti di collaborazione
Ovviamente poi calibreremo la nostra attività su quelle che sono le necessità del territorio. Al passaggio di testimoni ha presenziato il colonnello Vincenzo Maresca, comandante provinciale dei Carabinieri. L'ufficiale ha anche presentato alla stampa due nuovi comandanti di stazione. Come sapete, il mese di settembre per noi è un mese cruciale di cambi, di arrivi e di partenze. Abbiamo salutato oggi il colonnello Turchetti che lascia la compagnia capoluogo, abbiamo dato il benvenuto al capitano Iodice, i loro curriculum parlano per loro, quindi hanno fatto esperienze importanti, però era l'occasione giusta anche per presentarvi i nuovi comandanti di stazione, nuovi giunti, giovani, motivati, che hanno assunto il comando di due stazioni per noi cruciali, come Colli a Volturno, che è una stazione grande, ha 4 comuni alle dipendenze, il comandante della stazione di Pietrabondante, e quindi a lui tocca un compito tra virgolette arduo, perché Pietrabondante, sapete l'importanza che ha, storico-culturale, però un territorio più piccolo e con meno abitanti, quindi saprà fare sicuramente bene anche lui, ma con la nostra guida per addivenire a quelli che sono gli obiettivi dell'arma sul territorio. E si attende l'intervento da parte degli artificieri del Genio dell'Esercito per far brillare gli ordigni bellici ritrovati in Basso Molise, in un terreno tra Montenero di Bisaccia e Petacciato, durante alcuni lavori di scavo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Termoli. Per la maggior parte si tratta di colpi di mortaio che erano rimasti interrati dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Aquila, tutto esaurito per lo spettacolo di Domenico Iannacone, il giornalista molisano, all'auditorium del parco per un evento voluto e organizzato dalla comunità 24 luglio per la città. Sentiamo Sabrina Giangrande. Sold out per Domenico Iannacone all'Aquila con il suo spettacolo Che ci faccio qui in scena, nell'auditorium del parco. Un progetto teatrale, civile e di narrazione del suo lavoro giornalistico, un intreccio di vite, di gente comune, di persone speciali. È un teatro che prende vita dalla televisione, che però si anima di forza propria e diventa in qualche modo anche la continuazione della televisione, una cosa interessante. Cioè, mi sono accorto che questo esperimento di teatro civile, di narrazione civile, mi permette di raccontare meglio le storie, più in profondità. Cioè, ho la parola e con la parola posso esprimere dei sentimenti. Però la gente evidentemente ha voglia di sentire le storie, di sentirsele raccontate. Forse questo è un segnale per me e anche per la televisione in generale. Un saluto ai miei conterranei e poi un saluto anche a Teleregione, che è stata l'emittente da cui sono partito e che in qualche modo mi è rimasta nel cuore. Con immenso orgoglio e profonda gratitudine, questa volta ho l'onore e la gioia di portare il mio spettacolo all'Aquila, ha detto Iannacone. Grazie in primis agli sforzi dei ragazzi straordinari della comunità 24 luglio, che opera in questa città e che rappresenta un simbolo di inclusione e amore. Questa collaborazione con Iannacone è una cosa che abbiamo voluto, ci siamo riusciti a metterci in contatto, abbiamo voluto fare questa cosa insieme a lui, perché chiaramente è una persona che lavora e fa un certo tipo di spettacolo, teatro, televisione, come giornalista, che riguarda quelle che sono le disabilità. Un'attenzione particolare, diciamo, a tutte quelle che sono le difficoltà che le persone hanno. Il teatro, per il giornalista molisano, può e deve essere strumento di cambiamento e sensibilizzazione, e il successo di partecipazione all'evento è la dimostrazione che insieme si possono realizzare importanti iniziative come questa. Siamo molto felici così di cominciare qui dall'Aquila, in questo splendido auditorio di Renzo Piano, con Che ci faccio qui. È un'occasione bellissima questo spettacolo di Domenico, noi ci tenevamo tanto a produrlo, a portarlo in giro per l'Italia, ci stiamo riuscendo con grande successo e ovviamente è anche un orgoglio per tutti i molisani. Ed ora scopriamo insieme che tempo farà domani in Abruzzo e in Molise con le nostre previsioni. Previsioni del tempo di giovedì
21 settembre la circolazione depressionaria responsabile di residue, deboli, piogge mattutine si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca con ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Le temperature L'Aquila minima 14, massima 24 gradi. Pescara 20-28, Chieti 21-29, Teramo 19-31. Scenario molto simile in Molise con rasserenamenti pomeridiani. Le temperature, Campobasso minima 18, massima 27 gradi, Isernia 19-27, Termoli 20-28, Venafro 20-29. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, ma non cambiate canale perché ci vediamo tra pochissimo con lo sport. Lo sport in apertura, il calcio di Lega Pro, il Pescara supera per 2-1 il Sestri Levante grazie alla doppietta del baby De Marco. Sentiamo Valentina Ciarlante. Sofferenza e resilienza, il delfino del primo turno infrasettimanale della stagione di Serie C non è brillante come in precedenza, ma supera l'ostacolo e vola in vetta. 2-1 al Sestri Levante sul neutro di Carrara in una serata con tante sorprese, a partire dallo starting 11 rivoluzionato da Zeman rispetto alla formazione iniziale che ha disputato il match vinto sabato con l'Arezzo. Dentro Plizzari, il portiere che sarà protagonista della gara contro i Liguri, Mesic, Dagasso e Cuppone, per il resto forze fresche come quelle del 19enne Antonino De Marco, doppietta per lui. Mister Barilari invece conferma il team che ha battuto i cugini di Chiavari nel derby con l'Entella, vinto proprio dal Sestri Levante. Si parte fischia a Gauzolino della sezione di Torino, il Pescara in tenuta gialla da trasferta, il Sestri si prende il campo e crea subito come questo colpo di testa di Pane sugli sviluppi di un corner. Plizzari c'è e para d'autorità. Scappa via il Pescara, arriva il rigore, Moruzzi entra in area, sulla linea viene atterrato proprio da Pane, il capitano dei Liguri, l'arbitro segnala il penalty e sul dischetto va Cuppone. Il suo tiro non passa, ma sulla ribattuta viene a paura De Marco in corna di testa. Ottima prestazione per il 19enne ex vibonese voluto da Zeman. 1-0 Pescara al decimo minuto. Dall'altra parte Parlanti vuole bucare la difesa ospite, quasi ci riesce. Ecco il contatto tra Dagasso e Raggio Garibaldi. È rigore. Dagli 11 metri Candiano non sbaglia e stavolta il portiere pescarese non può nulla. Il trequartista titolare di Barilari rimette i giochi in parità al 45esimo e 1-1. Tra Pescara e Sestri Levante. Si torna sul rettangolo verde dopo la pausa, Plizzari di via lungo, liscia la sfera Pane e Cuppone ha una chance imperdibile davanti a sé, ma calcia sul portiere. Passano pochi minuti e Pane è ancora protagonista in negativo. Svirgola, Merola e Di Vedetta, il numero 10 pescarese subentrato nel secondo tempo a Masala, inventa uno scambio con De Marco. 1, 2, 3 e il classe 2004, che si era messo in mostra anche col Torino nel torneo di Viareggio, fa 2-1 per il Delfino. È 73esimo minuto quando sul ribaltamento di fronte Gala si libera dalla difesa ospite e impegna Plizzari nell'ennesima parata. Si chiude con un'altra occasione Pescara, Cuppone sulla destra cambia fronte, c'è Cangiano dall'altra parte, la palla è quasi dentro, Parlanti però la spazza via sulla linea di porta. Finisce così, 2-1 per il Delfino sul Sestri Levante, il Pescara espugna così il campo dei Liguri e abbraccia i suoi tifosi. Terza vittoria in 4 partite e ora qualche giorno di riposo a causa del rinvio del derby col Pineto all'11 ottobre.
E il Pineto trova la sua prima vittoria della sua storia in Serie C, 1-0 contro il Rimini. I biancazzurri però devono soffrire per 88 minuti prima di poter esultare. La neopromossa teramana torna a muovere la classifica dopo il KO di Ancona e lo fa nel miglior modo possibile, piegando quella che sarà alla distanza una diretta concorrente per la salvezza, decide Volpicelli al 43esimo. Una serata di grande respiro nel riqualificato impianto di Villa De Capo, a occasione per avvicinarsi al meglio alla nuova stagione. Gli Spike Devils Campobasso hanno vissuto ieri sera la loro presentazione ufficiale in un evento che ha celebrato anche i 40 anni della nuova pallavolo Campobasso. Al termine Francesco Presutti ha colto le impressioni del patron Marco Pulitano. Sentite. Marco, bellissima serata, tanti giovani e insieme la presentazione della Energy Time Spike Devils e i 40 anni della nuova pallavolo Campobasso. Beh sì, per me è una doppia emozione. Uno perché vabbè, chiaramente la Spike Devils quest'anno inizia un campionato speriamo di vertice, e quindi vediamo la naturale evoluzione del progetto che avevamo messo in piedi, quello appunto di coinvolgere i giovani, e pian piano ci stiamo riuscendo nonostante le difficoltà del periodo. Ricordiamoci che veniamo da un periodo di post-Covid e 40 anni da una pallavolo, e considera che io sono stato il primo dei tesserati della nuova pallavolo, perché appena costituita giocavo con la nuova pallavolo, quindi bei ricordi, ricordo a tutti che questo progetto nasce, anche quello della Spike, per il coinvolgimento di Lucia e Raffaele, che sono un'istituzione della pallavolo italiana, non solo molisana, perché io credo che non ci sia alcuna società che abbia una storia così lunga. E come dico sempre, rammento sempre che Raffaele Di Cesare nel 1973 era un tesserato della società di mio padre, il gruppo sportivo Pulitano, che fu la prima squadra di pallavolo della città, allenata dal professor Mancini. Quindi una storia che continua, che è una storia che è oltre, non ha solo 40 anni, ma direi che ne ha 50, quindi che è la mia età, e la pallavolo continua e questo movimento continua a crescere, sano più che mai. Prosegue il lavoro in seno alla Magnolia a Campobasso in vista di una settimana che porterà al quadrangolare di Agropoli. A fare il punto della situazione in casa rossoblù l'assistant coach Giustino Altobelli. Sentiamo. Giustino Altobelli, new entry. Giustino, nell'universo Magnolia, come ti trovi? Beh, abbiamo iniziato la stagione molto bene. Ovviamente qualche acciacco, qualche problema muscolare, problema fisico è normale in questa fase della preparazione, però la squadra sta lavorando molto bene, molto seriamente. Vedo il gruppo che sta seguendo le direttive dello staff, quindi solo notizie positive. Tu hai una grande esperienza, sei stato anche in tante piazze. Sì, per fortuna e purtroppo ho molti anni alle spalle, però quello che l'unico mio pensiero è quello di guardare avanti, quello che c'è da fare, quello che è stato fatto, adesso il mio obiettivo è far bene con Campobasso, con la Magnolia, per cui vedremo di fare il massimo possibile. Dal punto di vista climatico è un po' differente dalla tua Sicilia? Sì, il fatto è che comunque ormai è 30 anni che giro, quindi Fraschio, l'Ungheria, l'anno scorso sono stato a Udine, quindi diciamo che il freddo non mi fa paura. Diciamo che vivo d'inverno in ambienti molto freddi e d'estate approfitto per recuperare, prendo il caldo della Sicilia. Senti, un'ultima cosa, come vedi questo raggruppamento quest'anno, questa 1? Il campionato credo sia abbastanza competitivo quest'anno, ovviamente le prime quattro squadre, Taschio, Venezia, Virtus Bologna e Ragusa, sicuramente si lasciano preferire, però noi dovremmo guardare noi stessi senza guardare la classifica e cercare di fare più punti possibili e capire dove potremmo posizionarci a fine regular season. E fa parlare ancora di sé il torneo di padel chiusosi domenica a Campobasso. Tra i finalisti dei tre tabelloni di doppio anche Lorenzo Rossi. Sentiamolo.
Lorenzo Rossi, finalista di questo primo torneo Open di padel. Insomma, un giudizio intanto sull'organizzazione, Lorenzo. Ma organizzazione fantastica, devo dire la verità, poche volte mi sono trovato così diciamo come se fosse casa, quindi devo ringraziare tutti quanti, il circolo, lo sponsor, insomma tutto, perché anche ieri siamo stati benissimo a cena, in hotel, veramente veramente bene, come a casa, veramente. Sei stato ai vertici di questa disciplina a livello nazionale. Sì, diciamo che io è dal 2016 che pratico questo sport, inizialmente per divertimento, poi chiaramente anche sempre divertimento mi è diventato anche un lavoro. E dal 2016 che comunque sì, sono stato nei primi 10 giocatori italiani per 4-5 anni e poi diciamo mi sono preso 2-3 anni di anni sabbatici, ho iniziato a lavorare con un mio caro amico che è Gianluca Vacchi e ho scoperto anche di avere un fratello, perché lui per me ormai è come un fratello, quindi... nulla, adesso sto riprendendo un po' a giocare e questo è il secondo torneo che gioco, ho fatto un'altra finale ad Alghero, a un 4000 lì ad Alghero e sono felice di aver raggiunto un'altra finale, insomma spero di tornare a essere come prima, insomma nei vertici. Una curiosità, Lorenzo, cosa ti ha spinto ad iniziare a giocare nel padel? Allora, a dir la verità, io ho giocato per quasi 10 anni a tennis, mi sono divertito molto anche lì, ho fatto i miei discreti risultati, finché poi un giorno un mio amico mi ha detto: dai Lorenzo, vieni a giocare, ci giochiamo cinquantino, dai, vieni a giocare. E io sono andato a giocare e da lì mi sono appassionato, mi sono strappassionato. Poi a tennis ero comunque forte a pittino, quindi per me il padel è stato molto semplice da imparare. E niente, poi mi sono trasferito a Madrid, sono stato 3-4 mesi lì ad allenarmi, con LeBron, con loro, perché ci sono diventato molto molto amico. E da lì niente, dopo ho ripreso in Italia a iniziare a giocare tornei e nulla, questo, però mi sono tolto molte soddisfazioni, potevo fare molto di più, però ammetto che è stato molto molto divertente girare, fare World Padel Tour, FIP, divertente veramente. Domenica la mezza maratona delle Marine, il ritrovo è previsto alle ore 8:30 presso il centro commerciale Costa Verde a Montenero di Bisaccia. Tutti i particolari nel servizio. C'è grande attesa per la mezza maratona delle Marine in programma domenica 24 settembre con ritrovo a partire dalle 8:30 presso il centro commerciale Costa Verde. 21 chilometri, la competitiva, 10 la non competitiva. Venite domenica mattina alla nostra mezza maratona. Vi invito tutti a partecipare a questa novità per il nostro territorio, una mezza maratona che non è stata mai fatta, quindi vi aspettiamo numerosissimi. Vi aspettiamo domenica, c'è anche una 10 km non competitiva, quindi aperta a tutti. Un circuito nuovo per tutto il territorio, per far valorizzare ancora di più le nostre particolarità del territorio. Montenero, San Salvo e Vasto, le comunità coinvolte all'insegna della collaborazione istituzionale e del lavoro comune per valorizzare territori limitrofi con le stesse peculiarità e difficoltà. Un ringraziamento di cuore alla Podistica Vasto di Montenero e di San Salvo per aver portato un evento che unisce tre comuni vicini, tre comuni che hanno molto da offrire sotto il punto di vista turistico, sportivo, ed eventi come questi fanno sì appunto che l'offerta sportiva del nostro territorio aumenti per dare la possibilità a tanti di conoscere le nostre città. Un momento di sport importante che rende il nostro territorio ancora più unito. Lo sport ci lancia sempre dei messaggi importanti, in questo caso riusciamo insomma a dare continuità a un territorio che solo sulla carta è diviso, quello di due regioni, ma in realtà possiamo fare tantissime cose insieme. La prima edizione della mezza maratona per noi è un motivo di grande orgoglio per il nostro comune, sia perché ci siamo collegati non solo idealmente ai comuni di Vasto e San Salvo, con cui c'è una collaborazione istituzionale molto forte, ma anche e soprattutto perché la parte da padrone, dobbiamo riconoscerlo, la fa il nostro centro commerciale diretto dal dottor Valeri, da Dario. Run coast to coast è un'esperienza unica a contatto con la natura, fortemente voluta dal centro commerciale Costa Verde che da sempre si spende per la collettività e per lo sport. E come centro commerciale riusciamo ancora una volta a giocare questo ruolo
di portare e continuare a portare valore su un territorio che ne ha tanto da offrire e tanto da esprimere. Ed è tutto con lo sport, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.